tutti, bacione enorme dalla vostra Nika. Sì, allora, quando vedete tutti questi pacchettini ormai avete capito. Allora, è un altro video in collaborazione e questa volta si tratta, si tratta sempre di diamond painting e di accessori, di tutte queste cose meravigliose, e questa volta il sito si chiama DiamondArtDecor.com, vi lascio il link sotto in info box come sempre, e niente, adesso vi faccio vedere appunto quello che ho preso con loro, che mi hanno gentilmente omaggiato, perché appunto è una collaborazione, li ringrazio tantissimo. E vi ricordo bene, DiamondArtDecor.com. allora aspettate che adesso, allora, le due tele le apriamo dopo, vi faccio vedere appunto anche le altre cose che hanno, accessori, tante cose. Comunque se andate appunto a vedere con link sul loro sito vedete tutto quello che hanno. Allora, ho preso questa scatolina che c'è anche in altri colori, che appunto sempre per i diamantini, le calerigine dentro, per metterli dentro, insomma, per poi andare a prelevarli. Era molto carina. Poi ho preso quest'altro set qua di scatoline, che queste sono sempre utili per quando poi vi avanzano anche, che finite un lavoro lì di tela, un diamond, come chiamatelo, come avete voglia, potete mettere le perline che vi avanzano, tenerle per fare altri lavoretti, altre cose, e è molto molto bella. Mettete appunto, oppure quando state, volete metterne un po', così li avete lì, scrivete su sopra, a portata di mano ogni volta che dovete fare il vostro diamond painting. Avete più semplice, ecco, perché sennò ogni volta continuare a aprire i sacchettini diventa un po' pesante la cosa. Io l'ho fatto con un diamond e con un diamond painting, al primo che avevo fatto, sempre aprire e chiudere i sacchettini, perché invece adesso ci sono appunto, ci saranno state anche prima, ma io non ero ancora ben informata. Questi, vedete, questa è una penna appunto che ho preso sempre da loro, che andate a prelevare, tac tac, sempre con la vostra cera che poi è dentro lì nelle tele, vi faccio vedere dopo. Prelevate qua, le mettete nella vostra vaschettina o l'altra, oppure questa o quella che volete, e poi andate a prelevare i vostri diamantini. E queste qua vendono anche, queste sono molto particolari, e infatti mettete qua i vostri diamantini. Poi non potevo non prendere questa fecciosa, cioè, ma profuma di fragole, un po' di vaniglia, non riesco a capire. E questa, anche lei ha appunto la pennina per andare a fare i vostri diamond painting. No, guardate che puccia, che è morbidosa, anche per magari cambiare un po', se state un po' di tempo a fare, insomma, avete le vostre penne da poter cambiare, anche per impugnare magari meglio, non lo so. Comunque questi accessori, che loro ne hanno tanti sul sito. Adesso vi faccio vedere la tela, quella più piccola, diamond painting, quello più piccolo, che arriva dentro nelle sue bustine. Era tutto ben imballato nel pacchetto, per carità, io ho tolto perché ho guardato. Allora, dentro il kit è sempre la stessa solfa, la vaschettina, la cera, la penna, poi avete i vostri colori. Aspettate che vi faccio vedere la tela, questa qua, preparatevi perché è la cosa più bella del mondo. Chi mi conosce lo sa perché l'ho preso, non potevo lasciarglielo lì, perché è uguale al mio Kiki, che non c'è più, al mio cucciolotto. Guardate quanto è bello, aspettate che alziamo un po' la visuale, cioè non potevo non fare un diamond painting così, perché è bellissimo. Cioè, dopo vedete, esce così, è un patatoso. Qua c'è la sua leggenda, come sempre, come tutti, e guardate quanto è bello. È il mio cagnolino, è uguale, è uguale. Poi aspettate che metto su un attimo la stufetta pesante, ecco, poi quando arrivano così piegati a me non piace per niente. Allora aspettate che andiamo a vedere tutti i suoi brillantucci, diamantucci. E sì, c'è la solita, c'è la leggenda, col diamantino numero 1 è la G, col 2 è la J, il 3 è la Z. Sì, comunque la sua leggenda, e qua non ci scappi. E partono appunto tutti numerati. Sono 21 sacchettini, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ok, con tutti i suoi colori, sono appunto rotondi, sono quelli rotondi, perciò felicissima e non vedo l'ora di farlo. Adesso sto facendo un altro che avete visto, l'ultima collaborazione, che vi farò vedere anche quello quando lo finirò. Adesso li metto via e non vedo l'ora di fare il mio chicchino, perché è veramente stupendo, no? Cioè, guardate quanto è bello, è una meraviglia, è bellissimo, è veramente fatto bene, molto bello. Adesso andiamo a aprire quello più grosso, che sarà un po' difficile metterlo nell'inquadratura, però ci proviamo. Ok, e anche qua abbiamo una marea di brillantini. Qua mi hanno messo addirittura un kit un po' diverso, con questa pennina qua, che è quella che sto usando anche adesso, che avevo trovato anche in un'altra collaborazione, perché poi quelle che girano sono quella rosa o questa, sono più o meno sempre quelle, o almeno che compri quelle tu un po' diverse, più speciali. Vabbè, ci sono due pezzi di cera, la sua vaschettina, questa qua con l'imbuttino qua, che è molto comoda a confronto di questa verde, è molto comoda questa bianca, perché qua non riesci a... questa l'imbuttino ha la punta ma non è aperta, invece questa ha la punta aperta, qui riesce a rovesciarli dentro ancora. La pinzetta, che poi sì, sono un po' blande queste pinzette, però vabbè, ci sono, ben vengano. Questo dove potete inserirne di più, le potete cambiare, hanno messo anche questo, bene, così, perciò rimettiamo dentro questo. E qua i brillantini, non sto qua a tirarveli fuori perché non sono messi nella strisciata lunga, ma sono messi, vi faccio vedere, nei sacchettini singoli. E questo è quadrato, ah, non è rotondo questo, sono quelli quadrati, sono, aspetta, quelli rotondi mi pare sono 5D e questi 3D, non mi ricordo, comunque sono fatti così, vedete, sono quelli quadrati questi. Ok, ce ne sono una marea, vedete, questi sono dentro singolarmente nei sacchettini. Dopo dovrò controllare bene con la leggenda se mi hanno messo tutto. Adesso vi faccio vedere appunto il diamond qua, che allora ascoltate, vi faccio vedere prima di tutto bene il disegnino qua da vicino, come dovrebbe uscire il finale. Spero che si veda bene, no, troppo vicino no, così. È un unicorno con una fata, bellissimo. Adesso cerco di farvelo vedere un po' così, cioè, sì, si vede comunque, a parte la piegatura, mamma mia, che poi io adesso non ho spazio, so che comunque bisogna togliere un attimino qua e appiattire per farlo stendere, perché sennò poi non riuscite a lavorarci sopra. Comunque vedete che qua un po' si è già drizzato, dopo bisogna farlo con calma. Ed è bellissimo, veramente bello. Aspettate che alziamo un po', non riesco a farvelo vedere bene, perché sono veramente fatti bene loro. Poi quando li riempite, giustamente prendono colore, come se prendono vita, ecco, ed è bellissimo anche questo. E adesso devo solo avere la pazienza, il tempo di farli pian piano. Io quando ho tempo mi metto e li faccio, perché mi diverto un sacco, però devo avere il tempo. E niente, io ringrazio il sito comunque, DiamondArtDecor.com, vi ricordo che il link ve lo lascio sotto appunto nell'info box se volete andare a sbirciare, e poi vabbè ogni tanto vi farò vedere appunto, magari farò pezzetti di video che appunto sono, quando li faccio, insomma, perché io quando riesco, ho tempo, li faccio, mi diverto. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi mando un bacione enorme, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da LaNika, ciao!